benvenuti a un'altra puntata di Stronzi a parte! E applauso del pubblico, senti la folla! Io applaudi sono Melo! Merda, applaudi! Io sono Melo! E io sono Suca! Insieme siamo Melo! Suca! Ok, ma bando alle ciance, anche oggi abbiamo un sacco di vittime fresche fresche per voi e quindi sentiamo gli stronzoni di oggi! Stronzi a parte! Pronto? Salve, senta, io sono l'assistente del signor Federico Moccia. Sì, la settimana prossima giriamo una scena del nuovo film del signor Moccia proprio sotto casa sua. Sotto casa mia? Praticamente, le spiego così in due parole. L'attrice protagonista praticamente si mette sotto il suo portone. Sì. È lì che parla con le amiche così, no? Ah. Poi a un certo punto lei apre il portone, scende e deve parlare come un terrone di merda, capito? Io sarei un terrone. Certamente. Io sento invece che lei è un figlio di p***a e cornuto invece. Non si permetta più, perché non si dice cranto figlio, si dice grande figlio. Ma vaffanculo, va. Se sta p***a e mamma, va. Stronzi a parte. Pronto? Pronto, salve, sono quello del piano di sopra. Cosa? Sono quello del piano di sopra. Senta, se le pago due bollette, la luce e il gas. A chi volete? Me lo fa un servizietto. Ma chi volete? Io voglio un servizietto. Ma siete pazzo? Me lo può fare? Le pago la bolletta della luce e del gas. No, basta. Pronto? Sono quello del piano di sopra. Io voglio dargli due colpi a sua moglie. Senti, lei può venire qua e le rompo io il culo. Stronzi a parte. Sì, pronto. Senta, sono il calzolaio del negozio lì vicino a casa. Ah, ma tu di che sono sei? Sei preso? Cesano. Ma Cesano c'è il negozio? Ah, magari mia mamma allora, può essere. Ma ha dato un paio di mocassino. Però non riesco a fare, a mettere a posto che... Buttale allora, perché saranno di qualche vecchia. Ho capito di chi sono. Minchia, sì, no, buttagliele via, dai. Non è che sono tuo di tua madre, che mica magari ti la vipiti con la merda. Ma ascoltami a me, innanzitutto dimmi chi sei e dove sei, che sto arrivando a trovarti. Dimmi dove sei. E adesso sono con tua madre. E le scarpe di chi sono? Passami mia madre. Signora, ragazzi, soffio al telefono. Pronto? Pronto? Ma vaffanculo. Stronzi a parte. Pronto? Pronto? Sì? Sì, salve signora, chiamo dal pronto soccorso. Che è successo? Stia calma, si segga un attimo. Che è successo? Qualcosa? Pronto? Pronto? Sì, si segga un attimo. Allora, non è successo niente di grave, ok? Stia calma. Dica. Niente. Mi dica, sto sentendo, mi dica. Ah, scusi, allora ci ha chiamato suo figlio. Mi dica, che è successo? Che volevo avvisarla che suo figlio si è tagliato i capelli. Ma lei è proprio uno stronzo, lo sa?